Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono le 11 meno 10 e ho già tirato fuori la focaccia farcita da fare a mezzogiorno, e se nel sottofondo sentite rumori di guerra è perché il cricket sta giocando a un gioco sul cellulare. Comunque, ho cercato di accontentarvi perché nel vlog precedente, dove vi avevo fatto vedere tutti i gioiellini natalizi, mi avete detto il giorno dell'albero, che faremo l'albero, infatti oggi facciamo l'albero, di mettere le stelline. Infatti ho messo le stelline, eccole qui, che tra l'altro sono proprio carine, vi sono piaciute e sono contenta. Oggi faremo l'albero, mangeremo, dopo vi faccio vedere bene cosa mangeremo. E niente, io ho già messo anche la magliettina, poi vi faccio vedere anche il Cri come si è vestito, perché anche lui ha una maglia natalizia. E ho messo la magliettina con le renne, questa qua è una magliettina che avevo preso su Amazon, ma è troppo troppo carina e poi soprattutto è troppo calda, cioè proprio tiene caldo, meno male. Adesso vi faccio vedere le focacce di che faremo a mezzogiorno e poi niente, e poi via con l'albero. Le focacce farcite sono queste, con prosciutto cotto e provola affumicata, che vi ho fatto vedere ieri nel video Eurospin, che ve lo lascio giù nell'info box se non l'avete visto, così ve l'ho fatto una mega spesa con tante cose natalizie. E quindi oggi a mezzogiorno ci mangiamo questo. Adesso scaldo il forno e poi ci vediamo a tavola. Adesso finalmente è pronto e quindi adesso meno male si mangia. Questa è la focaccia farcita e guardate, ciao amore mio, lui ha il, come si chiama, quello senza maniche perché fa freddo. Fai vedere la magliettina sotto. Ho freddo più mal di testa oggi, guarda. Da-dan! E quindi io sto cercando di sdrammatizzare e dopo faremo l'alberello, amore. Questo praticamente è l'interno. È buonissima. Guardate com'è, c'è dentro il formaggio e il prosciutto. Ragazzi, che buona. È buonissima. Guardate il rompiballe. Abbiamo appena finito di mangiare e adesso voglio farvi vedere una cosa. Eccolo, qua c'è già il Cri che sta facendo l'albero, che sta cominciando ad aprire. Spiega amore cosa stai facendo. Sto cominciando ad aprire i rami per poi metterci le palline. No, ma da notare la sua maglietta. Bello. Adesso intanto lì sta facendo il solverello, adesso lo apriamo. E queste sono tutte le decorazioni, ve li faccio vedere così velocemente, ma poi vi facciamo vedere piano piano man mano li mettiamo. Albero aperto, finito, e adesso si procede con tutte le decorazioni, cominciando ovviamente dalle palline. Cominciamo come si vuole, perché non ci sono regole. Bravo amore mio. Bisogna mettere le palline. Allora, qua abbiamo cominciato a mettere queste qua. Quindi come le facciamo? Sotto, dalle più grandi alle più piccole in alto? Sì, dai, è giudicata. Allora via. Direi che sta prendendo forma, amore. Sì. Guardate, Giacco sta cominciando. Adesso, ciao amore. Adesso, ecco, lui con le sue canzoncine. Sentitelo. Ecco. Adesso finiamo di mettere tutte quelle blu e poi vedrete. L'unica pallina gigante avrà lui l'onore di metterla. Dove la vuoi mettere, amore? È una bella domanda. Perché quella lì è quella proprio più grande che abbiamo in assoluto. Sì. Vero? Mm-hmm.
L'anno prossimo vogliamo anche cambiare colore, però intanto quest'anno la teniamo blu e poi vedrete come. Dove la vuoi mettere? Lì, ok. Ah, hai ragione, perché questa sarà la parte davanti, vero? Dove sei te? Sì. Ok, guardate com'è gigante. Pesa, vero? Guardate che carina che è. Procediamo e vi facciamo vedere il risultato solo con quelle blu, poi andiamo avanti insieme. Direi che adesso tutte le palline opache, perché sono blu, vero amore, un po' lucide, un po' opache. Tanto non ci sono regole. Ma certo, lui non vuole proprio degli schemi, delle regole, dice che l'alberello va fatto senza regole, c'ha ragione. Però abbiamo finito quelle opache, guardate, adesso ci sono queste qua, no vabbè amore, ci sono quelle un po' più piccoline, tutte opache, guardiamo. Ce ne abbiamo qua tante, quindi mettiamo queste. Adesso stiamo passando a queste qui che hanno sulla luna le stelline, guardate che belle, tieni amore, c'è già il gancino, vai, guardate che carine, adesso sembra ancora spoglissimo ma poi vedrete tutte le cose che mettiamo sopra. Quello che abbiamo in mente. Ecco. Adesso altro giro, cominciamo con queste argentate, le facciamo un po' sparse, quelle non ci sono regole. Ok, quelle argento, quindi andiamo a prendere tutte queste qua argento, alcune sono opache, alcune lucide, quelli lì sono lucidissimi, guardate che belle, e queste sono opache, le avevamo prese lì dell'amore. Anche queste, molto sì. Vero? Eccole lì, spezzano, guarda che belle. Stanno proprio bene. Già. Sono finite. Argento finite. Adesso procediamo con quelle piccoline in cima. E adesso abbiamo amore, queste qua azzurre, quelle... E se qua noi le chiamiamo... Come le chiamiamo, amore, queste qui? Le chiamiamo disco. Bravo, perché sembrano le palle della discoteca. Poi abbiamo le gocce, queste qua blu, ancora ce ne sono alcune. E poi vi farò vedere piano piano. Adesso, ragazze, comincio a mettere questi qua. C'è il Christian che balla. Fammi il mio balletto, amore. E qua ho sia le bamboline... Le avevamo prese al Lidl queste qua? Sì. Tante cose le abbiamo prese al Lidl del Natale. Non mi ricordo però se Eurospin. Eurospin. Ah, forse! Beh, non ci ricordiamo di preciso. Non mi ricordo. E ci sono tutti gli angiolettini e le angiolettine come il Christian. E queste sono le bamboline come la Cut, un po' chiatte. Guardate che belli! Sto cominciando ad aprire questi qua, che sono delle palline che abbiamo preso da Lidl personalizzate, che poi pian piano nei vari vlogmas metteremo dentro le foto. Intanto le mettiamo su, vero amore? Ok. Ok. Guardate l'alberello, le bamboline poi si vedono un macello. Ma anche quelle argento, amore, spezzano. Sì, le bamboline mi piacciono tanto. Poi abbiamo questo qua da mettere sotto l'albero, poi vedrete, i due candy cane del Cree, che poi sarà lui a metterli sull'albero, perché questi sono proprio i suoi di tutti gli anni, vero amore? Quelli lì non possono mancare. Ecco, poi ci sono le caramelline, guardate che belle, oro, così almeno spezzano in mezzo il blu e l'argento. Le mie due palline d'infanzia. Ecco, le tue... Cassetta e l'angioletto. L'angioletto dov'è, amore? L'angioletto dovrebbe essere mio. L'angioletto, ah, questo qui, amore? Sì. Eccolo, questi qua sono quelle d'infanzia del Cree e la casettina che mette tutti gli anni. Adesso il mio amore cosa fa? È arrivato il momento della punta, la stella. Vai, amore mio, mettila. Insieme? Va bene, mettiamole insieme, dammi. Mettiamole insieme. Guardate che bella, perché a noi piace la stellina, non la punta classica. Eccola qua, guardate che meraviglia. Sei contento, amore? Sì. È bella la stella. Voi ragazze mettete la punta originale o anche voi cambiate? È molto particolare. Molto bella. Vero? Come te. Anche te. Adesso è arrivato il momento delle luci, eccole lì. Adesso le stiamo srotolando per poi metterle sull'alberello. Infatti il Cree sta già cominciando. Tu 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 tu.
Poi abbiamo tutte queste luci, queste con il fiocco di neve che si illumineranno tutte, che poi vi faremo vedere. E poi abbiamo anche... Dov'è l'altro, amore mio? C'erano anche... Ah, eccole qua. I fiocchi di neve e le stelline, e come te. Ah, te sei uno stellino. Uno stellino. Uno stallone. Ragazzi, c'è stato un piccolo problema di ingarbugliamento qua. Penso che per la Natale dell'anno prossimo ce la facciamo. Questi qua sono appesi, vedete come sono appesi, sono belli, però sono tutto ingarbugliato, aiuto. Ah, adesso piano piano non disfiamo. 3 hours later. Almeno i fiocchi di neve ce l'ha fatta. Fatto, amore? Sì, più o meno. E adesso dobbiamo metterli bene. Adesso arriva il turno delle stelline ingarbugliate, anche queste, ma va bene. Adesso, ragazzi, abbiamo finito. È arrivato il momento dei fascioni. Guardatelo. I fascioni? Si chiamano fascioni? Eccolo lì, lo vedete che sta prendendo, che i fascioni? Ci sono un po' ingarbugliati. No, 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 c'era anche la cosa. Non era ingarbugliato, perché l'ho messo io bene. No, dai che si spacca! Che mestieri, solo noi! Guardate che bella, è una collanina di perline, troppo bella. Facciamo l'albero di Natale. Ma non allora, sono io l'albero di Natale! Dopo gli mettiamo il fiocco di neve. Ma in faccia, come per dire, adesso taci, tatato. Mi pizzica adesso! Adesso mettiamo gli striscioni, mi ha scombussolato tutta. Sta cominciando a mettere quell'oro adesso, così almeno lo mette dalla punta dell'albero. E facciamo tutto intorno solo con quelli oro, che sono questi, e poi vedrete gli altri come li metteremo. Ragazzi, l'albero l'ha messo lì nell'angolo perché l'ha finito. Ciao amore, l'alberello. Spero che vi piaccia. Non vogliamo mettere ancora di più perché già così mi sembra un po' troppo, figuriamoci. Perché volevamo mettere anche questi. Ma poi diventa troppo, secondo me. Una cosa del genere. Vedete, tipo che cadono giù, intende. Però così si nascondono le palline. Però tanto vale mettere le palline. Non so, troppo roba, amore, dopo. Quindi io direi lasciamo così. Bravissimo. Guardate che bello così. Bellissimo. Ragazzi, l'alberello è finito. Adesso vi spengo le luci così vedete bene. Spero che vi piaccia. Ecco. Che vi abbiamo strappato un sorriso. Eccolo. E fateci sapere anche com'è il vostro. Vi faccio vedere bene. E in alto ha messo la stella con le lucine. Guardate che bello. Poi ha messo una lucina nella stella. Troppo bello. Fatemi sapere giù nei commenti, come ha detto il Cri, come lo fate voi e se vi piace. Adesso ovviamente volevo rimettermi lo smalto, infatti su questa mano l'ho messo nero, però a Natale lo metteremo rosso, e questa mano ancora lo devo mettere perché è orribile. Comunque io adesso cambio lo smalto e ci vediamo dopo. No, ci vediamo dopo, volevo dire che ci vediamo in un altro video. Io adesso chiudo questo vlog perché questo vlog lo voglio lasciare solo per iniziare i vlogmas, perché dal 1° dicembre inizieranno i vlogmas, quindi questo video lo voglio lasciare incentrato sul pranzo e sull'alberello col Cri. Io vi mando un bacio grosso 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 e spero che l'albero vi piaccia, appunto come vi ho detto prima. Voglio sapere anche i vostri alberelli come sono. Ciao! We'll be right back.